Com'è e quando nasce il Comitato? Ma il Comitato nasce proprio in questi mesi, i primi mesi dell'anno 2018, in seguito a molte sollecitazioni di cittadini di questo quartiere di Seveso, che è molto popolato, molto residenziale, storico insomma della città. Quanti membri appartenenti? Beh, adesso siamo partiti con 12 persone che hanno costituito il comitato, c'è comunque una cerchia di una trentina di persone che hanno dato un po' vita a questa possibilità di costituire un punto di riferimento del quartiere. Noi ci teniamo molto perché pensiamo che oggi le voci del quartiere in modo molto laico, non ideologico, possano mettersi insieme per difendere la vivibilità del luogo dove vivono e passano la gran parte del tempo, dove educano i figli, dove si possono incontrare. E quindi il gruppo, diciamo, di queste 30 persone oggi si vuole allargare attraverso iniziative e feste a tutto il quartiere. In che modo pensate di concretizzare i vostri intenti? Ma con due direzioni. La prima è quella di chiedere alle amministrazioni pubbliche, ai partiti che hanno questo obbligo di tutelare il bene pubblico, di amministrare bene il nostro quartiere e anche di rispondere in modo partecipato, cioè di considerare la partecipazione uno strumento utile per il loro governo e per migliorare la qualità di vita dei loro cittadini. Quindi il primo fronte è quello di creare un manifesto dei bisogni minimi che si possono fare con poco che il quartiere aspetta: le buche sulle strade, la sistemazione del parco, le luci, le aree pedonali, l'area 30, i sensi unici, il sottopasso in questo caso che noi vogliamo al sud della città che venga fatto rapidamente, gli accessi. Ma poi vogliamo aprire anche un altro fronte che è quello della partecipazione, cioè dare noi qualcosa, comprare un gioco per il parco, fare una festa, coinvolgere i cittadini nella pulizia del quartiere, sui cestini che molte volte dove ci sono molti rifiuti abbandonati o nel nostro parco, creare un nuovo parco, cioè renderci anche responsabili di azioni virtuose, effettive, di cura del bene comune.